much love. Baby, don't hurt me. Io sono nato nel 1864 a bordo del brigantino Irene nelle acque dell'Adriatico. Questa natività marina ha influito sul mio spirito. Così Gabriele D'Annunzio, ventenne, scrive al suo editore francese in un appunto autobiografico. Ma quasi niente è vero. Gabriele D'Annunzio nasce sì a Pescara, ma il 12 marzo del 1863, e certo non in mare. La sua è una famiglia di commercianti. Se arriva a Roma il 20 novembre del 1881, è sicuro di un fatto: conquisterà la capitale. Consapevole dell'importanza dell'immagine, per accrescere la sua fama, diffonde false notizie, come quella della sua morte. Si fa ritrarre in pose inedite per un uomo, dall'amico pittore e fotografo Francesco Paolo Michetti. Io sono un animale di lusso e il superfluo mi è necessario come il respiro. Consapevole della sua drammatica condizione finanziaria, D'Annunzio decide di approfittare della nascente industria musicale. Collabora con artisti di successo e scrive, per Francesco Tosti, la canzone Avocchella, che diventerà, grazie ai grammofoni da poco inventati, un vero successo. Anche il cinema italiano, nato da poco, guarda D'Annunzio come a un mito. Per questo, nei primi anni 10, il produttore e regista Pastrone chiede al poeta in esilio di scrivere le didascalie del primo colossal italiano, Cabiria. Gabriele, dopo essersi cimentato con i versi e con il romanzo, vuole tentare generi letterari nuovi, in cerca di un riconoscimento anche come autore di drammi teatrali. Anche grazie alla propaganda di Gabriele D'Annunzio, l'Italia entra in guerra il 24 maggio del 1915. Vuole assolutamente raggiungere il fronte, anche se è troppo vecchio per arruolarsi. È solo grazie al suo carisma e all'appoggio del direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, che riesce a ottenere un lasciapassare per rientrare in Italia. Albertini, in cambio, chiede al Vate di continuare a incitare alla guerra gli italiani dalle pagine del Corriere. Nascono così le faville, commenti a caldo dai campi di battaglia. E poi, il 9 agosto, due mesi prima della fine della guerra, la sua impresa più nota, il volo su Vienna. Quando, comandando una squadra aerea di 10 monoposto, lancerà sulla capitale austriaca volantini inneggianti l'Italia. L'epica impresa che cercò di restituire Fiume alla madre patria è qui rievocata sulla scorta di sommarie documentazioni in memoria del vaticinatore della nuova Italia, Gabriele D'Annunzio. Nel febbraio del 1921, D'Annunzio stabilisce la sua nuova dimora sul lago di Garda. Una sistemazione temporanea per terminare Il Notturno, la sua opera autobiografica dettata alla figlia Renata nei mesi in cui aveva perso la vista. La villa di Gardone sarà l'ultima opera d'arte del Vate degli Italiani, vero e proprio monumento a se stesso. Sempre mutevole, sempre anticipatore dei suoi tempi, si presta ancora una volta con gusto all'industria pubblicitaria. Conia il nome La Rinascente per i celebri grandi magazzini. Inventa per l'aereo il nome di Velivolo. Conia il nome Saiba per l'azienda di biscotti. Allora, avevo dei legionari con me, cioè di quei legionari appunto bellissimi. Allora ho detto, rompete assolutamente tutte quelle scatole che le vogliono rompere a me. Questo è l'unico prezioso documento che conserva la voce di Gabriele D'Annunzio. Personalità eccessiva, debordante addirittura. Soldato, pilota, uomo politico, infaticabile amante, dissipatore di danaro, costretto a sfuggire ai suoi creditori, e grande poeta. Gabriele D'Annunzio ha incarnato, sublimato i vizi e le virtù di un popolo, il nostro.